Sentite un po', se io vi dicessi di 15 anni facevo l'amore, mi rispondete. Beato te. Allora, siamo di fronte a qualcosa di meno banale di quanto si possa pensare, che è la bella Gigugin, certamente uno dei cinque canti che hanno passato il setaccio della storia, che è stato il jingle di una, addirittura reclame della birra, che i più giovani non se la ricordano, ma se nella birra per voi qualità, non ci sono più figli di uno che ce l'ha, cioè noi abbiamo una certa età, queste cose le ricordiamo. E la bella Gigugin è una canzone completamente demenziale. Nasce il 31 dicembre 1858 a Milano, precisamente al Teatro Carcano, spettacolo di San Silvestro. Tra il primo e il secondo tempo era stato affidato a Paolo Giorza, un musicista locale, il compito di realizzare una musichetta di intermezzo. Che ti fa il Paolo Giorza? Prende cinque canzonacce milanesi, ma le più proprio quelle andanti, ne prende cinque frammenti, li lega insieme, mantenendo per ogni frammento il suo verso. Immaginate di mettere insieme cinque frammenti di canzoni diverse, è qualcosa di completamente demenziale, senza senso. La mette in scena otto richieste di bis. Il mattino dopo i milanesi vanno a cantare questa canzonaccia demenziale sotto le finestre del Viceo. E diventa questa canzone demenziale la colonna sonora della seconda guerra d'indipendenza, quella canzone sulla quale i nostri soldati andavano in terra di Lombardia a passo di marcia. Perché questa canzone demenziale ha avuto così successo? Perché la venna alla finestra l'è tutta in Cipriada, la disca l'è malata per non mangiar polenta. Che se uno ti dice una cosa del genere, tu prendi e chiedi un TSO. Il fatto che quella canzone demenziale, in quella canzone si replica uno dei top, cioè una costante nella storia, e cioè la traslazione del significato letterale. Quella canzone demenziale in realtà conteneva un preciso messaggio anti-austriaco. La venna alla finestra, soggetto sottinteso la Lombardia. Che sta, cosa fa una persona alla finestra? Aspetta. Chi aspetta? Lei è tutta in Cipriana, Vittorio Emanuele II. E tu mi dici che c'entra la Cipria con Vittorio Emanuele II, che al massimo sappiamo tutti che si tingeva i capelli di nero. Ma il re di Sardegna, guardate i decreti, non era solo di Sardegna, era re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme. Le pretensioni territoriali lasciate perdere, ma in Cipriana c'è. Dischia è malata, dice di star male per non mangiare polenta, per non dare un calcio agli austriaci. Di che colore è la polenta? Ma già, posso, siamo tra amici, abbiate avete pure pagato il biglietto, ditelo qualcosa. Di che colore è la polenta? E di che colore erano le uniformi della fanteria di linee austriache? Bianche, tant'è vero che noi li chiamavamo i mugnani, e le bandiere austriache erano gialle con l'aquila di nero. Basta. Noi l'abbiamo capito. Gli austriaci ci hanno messo un po' di tempo, perché tutto questo gioco quanto funziona? Finché il nemico lo scopre. Ma noi sappiamo che lo scoprirono dopo la battaglia di Magenta, perché il 24 giugno del 59 le fanfare austriache suonarono contro se stessi la Belgica. E adesso sentiamo questa particolare versione sinfonica della bella Gigugin con una preghiera, vieni così mi confermi se sbaglio. C'è un momento nel quale noi dovremmo dire tutti quanti daghela avanti un passo. Io ma prego convinti. Anche voi. Aspetta, fermo. Sì. Ho sentito nella prova, daghela avanti. No. Daghela avanti un passo, scandito, secco, duro. E anche noi, quando daremo, per favore, daghela, dobbiamo provare, 1, 2, 3, daghela avanti un passo! Saranno voi a fare l'applauso a lui.